Ciao a tutti da Saverio di Terra nel Cuore e benvenuti sul mio canale. In questo video ti voglio far vedere il nodo che pratico per legare le piante di pomodoro sulle canne con il mio laccetto preferito, che è quello in gomma giallo, e il nodo praticato con una pianta elegante che offre la natura, il giunco. Per vedere meglio l'operazione mi sono posizionato su una parete di un muro bianco e farò finta che questo manico di scopa in bambù sia la canna della struttura che sorregge i pomodori e questo tubo bianco sia la pianta del pomodoro. Il nodo che preferisco fare con il laccetto in gomma giallo è questo. Comincio con stirarlo un pochettino perché in questo caso la canna è molto doppia, quindi mi serve più lunghezza. Andrò a praticare un nodo semplice. Mi fermo qua perché la pianta del pomodoro ha bisogno di gioco, altrimenti se lo stringiamo con la crescita dello stelo del pomodoro potrebbe andare a segare la pianta e addirittura spezzarla. Quindi mi fermo in questa situazione e vado a praticare un occhiello in questo modo qua. Questo è un nodo recuperabile. A fine stagione vi basta fare così, tirare questa estremità e il nodo si libererà e recupererete il laccetto per la prossima stagione. Per quanto riguarda il nodo praticato con lo stelo della pianta del giunco, lo stelo, prima di praticare i nodi, va raccolto e tenuto a riposo per almeno un giorno in modo da ammollare la struttura e favorire la fattibilità del nodo. Questo nodo che andrò a fare è il migliore che abbia testato con le piante eleganti. Andrò a creare un nodo che voglio che si fermi qui, sempre per la questione del gioco che vi dicevo prima. Faccio passare le due estremità all'interno di questo cappio che ho creato. Ecco qua, senza stringere. Il nodo è fatto. Se volete andare a vedere il video che parla nello specifico dei lacci più usati che vendono in commercio, oppure sui lacci che offre la natura, ve lo metto qui in alto alla vostra destra. Se vi piacciono i miei contenuti, supportate il canale, iscrivetevi, un saluto da Saverio, ciao!